sei lì. Stai bene. Siamo pronti per tagliare la torta. Wow, che foto incredibili. Sì, quei giorni erano davvero incredibili. Stavi davvero bene con quell'uniforme. Quello non sono io, è Matteo. Oh, hai ragione. Scusami, papà, prenditi il tempo che ti serve. No, no, sto bene, tesoro. È ora che tu sappia cosa gli è successo. Era la nostra ultima battaglia insieme, pochi giorni dopo il nostro 21° compleanno. Il battaglione di mio fratello doveva catturare un forte in pieno territorio nemico. Io non ero con lui. Ero in una unità speciale, in un'altra missione. Dovevamo fornire sostegno al battaglione di Matteo. Eravamo fieri di noi. Avevamo cambiato il corso della guerra. Eravamo gli arditi. Mentre Matteo avanzava, io ho combattuto sul monte, eliminando tutto ciò che sparava alla sua unità. Mi vengono i brividi solo a sentirti raccontare. Non preoccuparti, avevo una corazza, sì. Tieni presente che tutti noi arditi eravamo volontari, pronti a tutto per l'Italia. All'inizio della via c'era una chiesa che il nemico aveva fortificato. Avrei dovuto combattere per superarla. Thank you.
C'era un pezzo di artiglieria che bersagliava i nostri e l'unità di Matteo. Dovevo distruggerlo. Si dirigeva verso il forte. E dovevo fare in modo che ci arrivasse. L'offensiva italiana era in pericolo a causa di quel pezzo di artiglieria. Dovevo distruggerlo. Per garantire la sicurezza dei miei uomini era distruggere il cannone. Erano uno degli spettacoli più affascinanti della guerra per me. Ma non c'era tregua. Sul costone vicino c'era un cannone antiaereo che decimava i nostri velivoli. Era il mio prossimo obiettivo. Thank you.
cannone c'erano degli austro-ungarici. Dovevo eliminarli prima di assumerne il controllo. Contro i bombardieri nemici. Dovevo abbatterli tutti. Non potevamo contare sui rinforzi. Se quegli uomini fossero morti, la nostra avanzata si sarebbe fermata e io avrei perso Matteo. Dopo che ho colpito i primi, hanno iniziato a prendermi di mira. Ma dovevo resistere. Dovevo difendere Matteo. Quando mi rialzai, pensai di essere morto e di essere all'inferno. Avevano fatto saltare la montagna, seppellendo noi e loro stessi. Oh.
Dio, Matteo! Dovevo trovarlo. Così scesi in quell'inferno. Non avevo altra scelta. Dovevo trovare Matteo, ma poteva essere ovunque, e così ho agito d'impulso.